Ragazzi, bentornati a un nuovo video. Questo sarà il video in cui vi farò vedere i prodotti che ho acquistato utilizzando i coupon Pupa. Questi coupon si potevano scaricare dal 9 al 22 settembre dall'applicazione Tutte Pazze per Pupa che si trovava sulla pagina fan di Pupa ed erano due coupon che ogni account poteva scaricare. Io ho utilizzato sia il mio che l'account del mio fidanzato che sta là. E praticamente il primo coupon si poteva scaricare mettendo semplicemente mi piace alla pagina fan di Pupa e il primo coupon consisteva nel poter prendere uno smalto Lasting Color Gel a 1 euro anziché 5-6 euro come viene normalmente. La prima volta che sono andata mi hanno detto che potevo prendere solo il Lasting Color. Vabbè, io ho detto di sì. E ho preso questo qua, che è come lo vedete praticamente nel video, ed è il numero 314, che è questo qui sul mio ditino. Io l'ho provato soltanto sui piedi. Qua mi sono saltate le unghie, perché per questo lo potete vedere. Praticamente, naturalmente sui piedi lo smalto dura sempre di più rispetto allo smalto che mettiamo sulle mani. Sui piedi è durato veramente tanto, io ho utilizzato sia sempre col top coat è durato una settimana. Sì, questa qua è soltanto una passata, non ne ho fatte due perché il colore è pieno già soltanto con una passata. E si asciuga molto velocemente. L'ho messo un attimo prima di iniziare il video, quindi cioè è asciutto perfettamente. E la seconda volta che sono andata, effettivamente mi hanno detto il Lasting Color Gel e ho preso questo qui, che voi vedete leggermente più chiaro, ma è un attimino più scuro, ed è il numero 57, che è questo. Questo come coprenza ha bisogno di due passate. Io adesso ne ho fatta una comunque, ma gliene servono per forza due, sia sui piedi che sulle dita delle mani. Questo è durato di meno, è durato 5 giorni, sempre sui piedi, non sulle mani. E anche questo però si asciuga molto velocemente. Comunque per averli pagati 1 euro, diciamo che sono fantastici. Anche perché io quest'estate ho provato diversi smalti Pupa e devo dire che sono degli ottimi smalti. L'unica cosa è che sinceramente pagare 6 euro, 5 euro per 5 ml di smalto non mi va. Preferisco comprare quelli Kiko che sono il doppio e costano lo stesso. Il secondo coupon si poteva scaricare invitando un'amica a partecipare alla, diciamo alla promozione. Questa doveva accettare l'invito e poi noi potevamo scaricare il secondo coupon. Col secondo coupon potevamo prendere un Cream Eyeshadow Vamp o un ombretto compatto Vamp o il mascara Vamp a 5 euro, uno dei tre prodotti. La prima volta io ho scelto il Cream Shadow Vamp, questo qua è nella colorazione 101 ed è quello che vi ho fatto vedere nel video Back to School che vi lascio giù nell'info box ed è questo colore. È praticamente, ed è anche quello che ho su oggi, è praticamente un dorato tenue con tantissimi glitter. Può essere usato sia come base che come ombretto da solo perché non va per niente nelle pieghette dell'occhio, dura tantissimo, non avrebbe bisogno di un primer, però comunque io avendo una discromia pazzesca sulle palpebre, io il primer lo utilizzo sempre. Ed è un ottimo prodotto, pagato 5 euro e credo costi sui 12 euro, comunque ve lo scrivo qua da qualche parte. La seconda volta non c'era il Cream Eyeshadow Vamp che volevo,
perché c'è stata una razzia da parte di tutte noi. E la cosa che ha dato molto fastidio è stato il fatto che non si poteva cambiare il negozio in cui si voleva acquistare il prodotto, cioè tu sceglievi quel negozio, in quel negozio dovevi andare per forza. E poi comunque diciamo che Pupa non ha tantissimo rifornito le profumerie, i negozi che avevano aderito alla promozione. Quindi, visto che un altro ombretto mono non mi va di comprarlo, ho deciso di prendere il mascara Vamp. Questo qua è nella colorazione 200, quello marrone. Io non lo apro ancora perché voglio finire almeno altri due mascara prima di aprire questo, ma ho la versione nera. Credo che sia la stessa cosa, eh. Cambia solo il colore. Allora, lo scovolino è questo qua, che non mi piace per niente. Veramente uno scovolino bruttissimo, troppo gonfio da questa parte, quindi praticamente io me lo vado a infilare nell'occhio, letteralmente così. Preleva troppo prodotto alla volta e tende, perlomeno a me, è sempre una cosa soggettiva, non è mai una cosa oggettiva, il mascara. Praticamente lui va, se lo utilizzo da solo, va ad attaccarmi tutte le ciglia da sole, quindi mi trovo questa cosa così. Ed è una cosa orribile. Se io invece lo utilizzo magari con un altro mascara, come questo qua, che praticamente sta finendo, che è l'Ultratech di Kiko, che ha delle setoline un attimino più separate, questo mi va a separare le ciglia e quindi io posso passare successivamente il Vamp. Quando questo qua mi è stato regalato da una mia amica, praticamente era troppo pastoso, quindi quando io andavo ad aprire, a parte che usciva tutto il prodotto fuori, e poi non riuscivo a lavorarlo. Adesso che è almeno da giugno, luglio che è aperto, già comunque sono passati quasi 3 mesi dall'apertura, si sta iniziando un attimino a seccare, ma magari si seccasse, e quindi riesco a lavorarlo meglio. Io da solo non lo riesco ad usare. Magari quando inizierà a seccarsi ulteriormente sarà più facile da lavorare e non mi darà il problema delle ciglia tutte attaccate. Comunque, parlando dell'effetto, utilizzato sempre con un altro mascara che deve separarmi le ciglia, questo diciamo le allunga e le volumizza perché naturalmente preleva talmente tanto prodotto che quindi sembra che ho delle ciglia fenomenali. E vi starete chiedendo perché cavolo ho comprato la versione marrone, è solo che era rimasto questo qui. Ciao amore. L'unico prodotto che era rimasto, era questo qua. E visto che volevo provare comunque un mascara marrone per vedere come mi stava, ho detto vabbè, lo provo, tanto pago 5 euro invece che 13 euro, almeno mi faccio un'altra idea. Può essere anche che questo era un prodotto fallato, fallato si dice, sì, un prodotto che non andava bene, magari lui sarà in mascara per la vita, però questo non lo so. Quindi questo è quello che ho acquistato io. Ragazze, fatemi sapere voi invece cosa avete acquistato e magari se avete intenzione di acquistare qualche altro prodotto Pupa, anche a prezzo pieno, che io prodotti Pupa li ho acquistati a prezzo pieno e devo dire che sono stati degli ottimi acquisti perché Pupa è veramente una marca fantastica. Ciao amore. E niente ragazze, noi ci vediamo col prossimo video e mi mando un bacio. Ciao!